Buonasera, sono Antonio Di Bei, vorrei parlare con Valerio Gaudino, per favore. Salve, signor Gaudino. Senta, lei ha fatto una transazione su... Sì, io volevo proprio parlarvi di questa cosa. Cosa è successo, mi dico? È successo che cliccando a 100 euro ho fatto 1000 euro. Ahia. Quindi, io le chiedo scusa, signor Valerio, però quando lei clicca la cifra, anche se la sbaglia, cioè ci sono... Il sistema le dà tre possibilità di ritornare indietro. Allora, sì, io non lo so perché la prima volta l'ha fatta la mia ragazza che teneva, Io non lo so neanche, cioè adesso glielo spiego io cosa ha combinato. Allora, quando lei clicca l'importo, no, può essere, tutti possono sbagliare. Allora, lei ha scritto, la persona che l'ha fatto, l'ha fatto con il suo account, però la sua ragazza, lo sa? Sì, perché l'account l'avevo io, l'aveva aperto io. Gli ha dato lei la password? Sì, io la allora, guardi, dunque, lei ha fatto 100, no? Qua ha fatto 1000. Allora, sì. Il sistema dice, sei sicuro di aver digitato la cifra giusta? Lei deve aver cliccato ok. Poi sì. il sistema ti dice di nuovo, hai digitato euro 1000, hai scritto giusto? E lei ha cliccato di nuovo ok, quindi purtroppo. Cioè, lei mi ha detto che è andata a vedere per toglierla e ci volevano 12 ore prima per toglierla. Dice che è andata a vedere per ritirare l'offerta, ma ci volevano 12 ore per ritirarla. Ho capito, però eBay non è un gioco, è un sito serio che fa comprare. Allora, purtroppo lei deve pagare, c'è veramente poco da fare, a meno che il cliente, diciamo, nostro che vendeva non... l'abbiamo contattato noi perché non c'è possibilità di contattarvi tra di voi per la legge sulla privacy. Comunque l'abbiamo contattato noi e lui ci ha detto che non gliene frega niente. Purtroppo, sa, il mondo è fatto di persone per bene, è fatto di persone meno per bene. Quindi purtroppo adesso lei deve pagare. Lei però può fare una cosa anche, essendo stato fatto dal suo account da un'altra persona, cui lei per esempio potrebbe dire che la sua ragazza le ha rubato la password, e poi dopo si fa una causa e poi si vede nel frattempo, però magari, però certo poi la sua ragazza, cioè lei dovrebbe denunciare la sua ragazza dicendo che le ha rubato la password. Se lei se la sente. Parlo anche con il mio cognato che è avvocato, veda un po', perché poi tra l'altro lei sa, no, che ha 7 giorni di tempo, non di più. 7 giorni di tempo? Sì, deve pagare. E chi devo contattare? Si posso contattare? No, allora, se lei... che tipo di pagamento ha fatto la signora Laura? In contrassegno o... Poste Pay con cosa? PayPal. Ecco, le viene comunque addebitata la cifra. Poi se la cifra non è presente sul Poste Pay, poi lei avrà un contenzioso con Poste Italiane, che è obbligata a pagare. Ho capito. Capisce? Quindi purtroppo i soldi a questo signore arrivano. Ora poi il suo problema non sarà più con lui, ma sarà con Poste Pay, però insomma è un casino. Cioè lei dovrebbe cercare di bloccare subito, l'unico modo di bloccare subito sarebbe fare una denuncia alla sua fidanzata. Dicendo che ha rubato la password, e poi vabbè, lei verrà, come dire, verrà denunciata per violazione della legge sulla privacy, e io non credo sinceramente, poi magari la sospendono, però c'è la detenzione da 3 a 6 mesi, però nessun giudice dà una detenzione del genere. Io le ho detto quello che dovevo dirle. Come posso contattarvi ancora? Se non lo so, via email servizioclienti@ebay.com. Sì, ok, servizioclienti@ebay.com. Ok, grazie mille. Grazie a lei, arrivederci. Laura! Sei pronta per la seconda parte? Sì, sono pronta. Ok, stai attenta che c'è sto telefono che si sente una schifezza. Non rispondergli. Laura, devi abbassare il volume della radio, però, ti prego. Pronto? Mi hai chiamato? Mi hai chiamato io, ti ho fatto proprio una grande stronzata. Perché? Perché devi pagare per forza. Ma non me lo fai dire, dice sbagliare di fare per forza. Quello che devi fare, devi denunciare la tua ragazza. Tu mi devi denunciare a me? Devo denunciare a te. Che quello che puoi fare, eh? E che hai detto che sì?
lui mi ha dato un consiglio, ha detto, io la dai 7 giorni, adesso qualche mese gli ho detto, il pagamento come era fatto? Posso dire? Ma io scusami, ma... Il pagamento come era fatto, Laura? Il pagamento con posto di... Il numero posto di? Che cazzo mi sono? Volevo, ma non ce l'ho il consiglio davanti. Quale numero gli hai dato del posto di? Il mio, quello che tengo io. È quello mio, sì. Quello che tengo io. Quello mio. Quindi adesso, se non paghi, se non si paga, adesso, adesso in 7 giorni di risolto, però posso venire a togliere. No, se non paghi tu adesso. Se non paghi. Laura, 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 ho capito. Il nome è mio, però a te adesso lui gli va a prendere i soldi alla porta. No, stasera. Io non metto paura, magari. Perché non mi trovo, non mi trovo di spiegare, non mi trovo di dire, no, ma io non mi tengo. Allora, ha detto, e tu vai. Allora. No, amo, io non voglio niente, no, non voglio sapere niente, veramente. Com'è? No, amo, ma stai scherzando, ma veramente fai 1000 euro, da dove ti figlio? Laura, ho capito, ma se sei atti, ma sono lì. Ma io l'ho capito, ma io ho detto prima. Laura, mi devi sentire. Ho detto, questo muovo entro 7 giorni si finisce i soldi a posto pay, io devo togliere tutti di voi i soldi a posto pay. Se adesso non trovo i soldi a posto pay, la posta italiana ti denuncia al titolare della carta. Ah beh, che fai? Fammi vedere cosa succede, scuso. È una denuncia, lì da te, ma che? Ti denunciano, altrimenti devo io denunciare te che ti hai rubato la mia password. Tu dovresti fare una causa per violazione della privacy. Ma tu non mi denunci. Ma secondo me farebbe bene, guarda, secondo me. Ma c'è? Tale. C'è? No, c'è. Secondo me farebbe molto bene a dire. Senti, ma visto che sei a Matera, vai dove ci sono i sassi, prendine uno grosso e portati là. Ci sei cascato, sciocchino, sei cascato, stupidino, sei cascato, e ci sei cascato, osce! Yeah! Valerio! Yeah. Sei su Radio Marte, buon pomeriggio! Cliente, diciamo, nostro che vendeva non... E come non ritiro, perché non c'è possibilità di contrattarli tra di voi.